Dopo l'ordinazione sacerdotale si apre certamente un capitolo nuovo per Padre Pio da Pietrelcina, un capitolo che sarà macchiato di sangue, un capitolo che sarà anche segnato da tante gioie, ma anche da tanto dolore, e caratterizzato dalla sua capacità di offrirsi e soffrire nel nascondimento. Dopo le sue reiterate preghiere, anche quelle di Don Salvatore Panullo al Signore, perché gli togliesse la esternazione visibile delle stimmate ricevute la prima volta a Piana Romana il 7 settembre del 1910, bene, il Signore lo accontenta, ma gli toglie solo, come dire, la manifestazione visibile. E Padre Pio stesso dirà che da quel giorno lui ha avuto sempre le stimmate invisibili e il dolore non lo lascerà mai più, il dolore fisico dovuto alle stimmate. Anzi, in certi giorni, come dal giovedì al venerdì, questo dolore diventava veramente qualcosa di forte e insopportabile, tanto che Padre Pio dirà che il cuore gli sembrava fuggire, andare via dal suo corpo. E questa sofferenza lo preparerà ad essere ministro della confessione, ad essere il grande confessore che Padre Pio è stato, così come è stato definito dallo stesso Papa Paolo VI, ma anche da Giovanni Paolo II e dallo stesso Benedetto XVI e per finire al Papa Francesco. Padre Pio, grande confessore, eppure lì il demonio ci ha messo il suo zampino. Difatti, subito dopo l'ordinazione sacerdotale, Padre Benedetto Nardella, il suo padre spirituale, ma all'epoca anche il ministro provinciale, non gli dà l'autorizzazione a confessare. Non gli dà l'autorizzazione a confessare perché lui vuole rendersi conto della preparazione morale, preparazione in teologia morale di Padre Pio, il quale è arrivato all'ordinazione attraverso un percorso direi non normale, ma un percorso alquanto impegnativo alla sua ordinazione sacerdotale, cioè non ha avuto un percorso ordinario, quindi lui aveva dei dubbi sulla sua preparazione in teologia morale. Come vive Padre Pio questa difficile obbedienza? Per un frate e sacerdote che voleva confessare, ma che non gli si dava questa possibilità, era ancora una grande prova per lui. Una prova che lui stesso poi esternerà dialogando con i personaggi celesti di cui, diciamo, noi sappiamo nelle sue apparizioni. Che cosa disse Padre Pio? Ve lo dico domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!